Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video della serie Historia Omnia, la serie in cui cercheremo di raccontare a grandi linee tutta la storia dell'umanità. Negli scorsi video ci siamo soffermati sulla culla delle civiltà, parlando dei Sumeri, degli Egizi, dei Fenici e di tutte quelle popolazioni che sorgono tra la Mesopotamia e la Valle del Nilo. In questo video invece ci spostiamo in Estremo Oriente, andiamo a fare la conoscenza dei primi popoli che dimoravano la Cina. I primi insediamenti cinesi, le prime popolazioni che dimorano in Cina si stabiliscono lungo il corso del fiume Giallo, nella valle del fiume Giallo, perché in epoca arcaica, in epoca primitiva, stabilirsi, risiedere lungo il corso del fiume porta grandi vantaggi. A parte la grande fertilità della terra, ma permette di pescare con grande semplicità, permette di coltivare, permette di spostarsi con grande semplicità e garantisce anche una certa sicurezza perché hai un grande fiume che ti fa comunque da confine naturale, da protezione, da fortificazione. In questa parte del mondo, in Cina, la storia viene fatta iniziare intorno al 3500, molto probabilmente il periodo in cui le prime popolazioni si insediano lungo il corso del fiume Giallo e, come spesso accade, abbiamo una prima fase arcaica o prearcaica, in questo caso detta dei tre Augusti e due imperatori, in cui non si sa bene cosa sia successo. Le fonti sono pressoché inesistenti, non ci sono reperti archeologici e tutto ciò che abbiamo è ciò che ci resta della tradizione orale. Tradizione orale che viene messa per iscritto soltanto intorno al secondo secolo a.C., quindi quasi 3300 anni più tardi. E in questi 3000 anni di cose, di variazioni alle storie, ce ne sono ovviamente tante, quindi la storia, le leggende e la mitologia si intrecciano tutti insieme. E si parla di divinità scese in terra, uomini che combattono contro dei, dei che si fanno la guerra tra di loro, dei che governano sugli uomini e tante altre cose. Intorno al 2100 a.C., comunque, Sima Qin fa iniziare la vera e propria storia della Cina. In realtà la narrazione di Sima Qin, il primo storico cinese, colui che mette per iscritto la tradizione orale, inizia intorno al 3500, ma dal 2100 ci inizia a parlare proprio di popolazioni, di civiltà, di apparati statali, amministrativi e quant'altro. Sima Qin ci dà una prima descrizione dell'amministrazione statale delle prime civiltà cinesi, ovvero degli stati in cui il re era una figura prevalentemente religiosa, che assolveva incarichi a funzioni rituali, incarichi religiosi, ma che di fatto non deteneva il potere politico nelle proprie mani. Il potere politico, la guida e l'amministrazione della città era affidata alla classe di amministratori, governatori, capi militari e ricchi proprietari terrieri. E in questa fase, a partire dal 2100 fino al 1600 circa, abbiamo quella che è detta la dinastia degli Xia. Ora, parlando di dinastia, non stiamo parlando di una dinastia nel senso moderno, nel senso europeo del termine, quindi con un re che lascia il potere ai propri eredi, ma stiamo parlando in realtà di una città, di una popolazione che ha il predominio sugli altri. Gli Xia sono il primo popolo che riescono a controllare un larghissimo, un vastissimo territorio lungo la valle del fiume Giallo e la propria capitale sarà stabilita molto probabilmente nella città di, non trovo il nome, di Erlitou, l'odierna Jiangxi, nella regione di Henan. Ora, non so se avete presente dove la regione di Henan, si trova nell'area sud-orientale del fiume Giallo, comunque estremo oriente, quasi sul mare. È quella più o meno la regione in cui tutta l'area in cui abbiamo la popolazione cinese. E in questa fase vengono costruite le prime grandi opere pubbliche e private e alcuni reperti archeologici hanno evidenziato l'esistenza proprio nella città di Erlitou di alcuni grandi palazzi. Grandi palazzi che molto probabilmente e quasi sicuramente sono stati costruiti da una classe di operai edili e la presenza di questi edifici ci conferma che la civiltà Xia aveva un elevato, un avanzato a livello di un livello sociale e amministrativo, perché per costruire grandi opere pubblico-private, come dicevo, servono tanti operai e se ci sono tanti operai serve qualcuno che sfami questi operai, quindi serve una classe di agricoltori che non coltivi solo per se stessi, che non pratichi agricoltura di sussistenza, ma che produca anche in eccesso per sfamare un po' tutta la popolazione.
Quindi c'è un apparato amministrativo molto complesso, c'è un apparato di prelievo fiscale, ci sono delle tasse, c'è un'amministrazione molto gerarchizzata e molto intensificata, e molto intensa. La dinastia degli Xia non sappiamo esattamente per quale motivo smette di governare la regione, non sappiamo come perdono il potere. Fatto sta che intorno al 1600 cadono, tra virgolette, in miseria e il potere passa alla dinastia degli Shang. Dinastia degli Shang, detta anche dinastia degli Yin, è il doppio nome, molto probabilmente si lega alle città in cui queste popolazioni risiedevano. Gli Shang slash Yin spostano tante volte la propria capitale e l'ultima capitale sarà la città di Yin Xu, quindi è molto probabilmente che Shang sia in realtà la prima capitale di questo popolo, un popolo che, come dicevo, sposta tante volte la capitale e che durante il loro regno fa compiere un importante balzo in avanti alla società, alla civiltà cinese, perché durante il regno degli Yin o degli Shang, scegliete voi come chiamarli, la Cina entrerà nell'età delle leghe, inizierà a lavorare il bronzo, inoltre farà l'apparizione per la prima volta la scrittura e contemporaneamente o quasi contemporaneamente arriveranno le prime forme d'arte, arriverà la prima lavorazione della ceramica ornamentale. E questi sono tre passaggi molto importanti che spianano la strada al pensiero e che gettano poi le basi per l'evoluzione della cultura, di una cultura anche artistica e filosofica per il popolo cinese. Intorno al 1056 a.C., il popolo degli Shango, Yin, cade, viene sconfitto questa volta in battaglia. Sappiamo come termina la dinastia degli Yin, perché ci si parla della battaglia di Muye. Battaglia molto importante che vede contrapposto da una parte ovviamente gli Shang e gli Yin contro l'altra fazione guidata dalla dinastia Zhou. I Zhou era un'antica popolazione cinese che dimorava nell'area nord-occidentale del fiume Giallo, erano separati, avevano vissuto comunque con una certa autonomia, con una certa indipendenza. Erano delle teste abbastanza calde, abbastanza instabili, molto guerrafondai, si scontrano diverse volte contro gli Shang e alla fine riescono a prendere il controllo e scacciarli in un certo senso, riescono a conquistare il potere, dando vita a una delle fasi più importanti probabilmente dell'età arcaica cinese, perché durante la dinastia, durante il regno degli Zhou, nasceranno figure, nasceranno personaggi come Confucio e Lao Tzu, che, come sappiamo, sono figure centrali per quanto riguarda la cultura cinese. Sono figure che segneranno fin nel profondo la cultura cinese, gettando un po' le radici del loro pensiero filosofico, culturale, artistico e quant'altro. Sono l'equivalente dei nostri Socrate, Platone e Aristotele, per intenderci. Comunque, si ipotizza che il regno degli Zhou sia uno dei più longevi di tutti i regni, perché si parla di circa 8 secoli di regno, ovvero dal 1050 fino al 250-220 a.C., ovvero il momento in cui i Qin fonderanno il loro impero. In realtà il loro non è un regno continuativo, non è un regno unitario. Già intorno alla metà del V secolo i Zhou cadono in miseria, il regno viene a disgregarsi in tre diverse componenti, ovvero nel regno Han, nel regno Wei e nel regno Zhao. Successivamente questi tre principati, questi tre stati si divideranno, si frantumeranno ulteriormente, si sgretoleranno letteralmente in 7 principati. In questa fase si parla dei regni, dell'epoca della fase dei regni combattenti, e i 7 principati saranno il principato di Han, di Zhao, di Wei, di Yan, di Qin, di Qi e di Chu. I 7 regni combattenti combatteranno tra di loro per oltre 2 secoli e mezzo, una lunga fase di anarchia politica, di anarchia militare, di instabilità politica, di guerre continue e permanenti. La Cina viene messa a ferro e fuoco, letteralmente. C'è il terrore, c'è paura nelle campagne, non si sa quando finirà questa guerra eterna, ma
A un certo punto, una delle dinastie, una delle, dei principati in realtà, riesce ad emergere e a imporsi su tutte le altre. Si tratta della dinastia dei Qin, che anomalamente rispetto a tutte le altre dinastie precedenti viene dall'entroterra, viene dalla parte più occidentale, in un certo senso, della Cina. Dominano su una vasta regione della Cina e riescono a prendere il potere su tutte le vicine regioni, prima Chu, Han, Wei e Zhao, e infine Qi e Yan. Sembra che sto dando i numeri, ma no, sto solo elencando i vari regni, i vari principati cinesi. Comunque, i Qin fonderanno un impero, fonderanno il primo in realtà impero cinese, stravolgendo completamente l'apparato amministrativo e statale. La corona fino a questo momento, il re, era stata una figura prevalentemente religiosa, che, come abbiamo già detto, credo assolveva a funzioni prevalentemente spirituali. Con i Qin il re assume il potere politico. Inoltre ci saranno grandi trasformazioni a livello statale, ci saranno anche grandi roghe di libri che danneggeranno non pochissimo la storia cinese, rendendo abbastanza complicato capire cosa è successo nell'età precedente, e verrà fatta costruire, come sappiamo, la grande muraglia cinese. Magari di queste cose parliamo in un altro video, perché siamo usciti dall'età arcaica e siamo entrati nell'età imperiale, nel primo grande impero cinese. Trovate in descrizione un link con maggiori informazioni, date, cartine, mappe, tanti dettagli in più che non sono riuscito a dire, non sono riuscito a inserire in questo video perché, come vedete, il video non è editato. Trovate tutte le informazioni aggiuntive nell'articolo in descrizione e sempre in descrizione trovate il pulsantino per mettere un mi piace al video se vi è piaciuto e il tasto per iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Grazie a tutti per aver guardato, un saluto a tutti e al prossimo video.